Mercoledì 18 luglio 2018 si è svolto a Milano presso la Sala Lessi di Palazzo Marino il convegno Riaprire i Navigli, perché, come e quando. Nel corso dell'evento, coordinato dal presidente dell'associazione Riaprire Navigli, Roberto Biscardini, è stato illustrato il progetto del Comune di Milano volto a riportare la città agli antichi splendori. C'erano fino al 1929, quando furono chiusi in nome di una modernità, in nome della necessità di far passare le macchine e di togliere l'acqua, che in effetti in quel momento serviva meno che nel passato, perché il trasporto delle merci, della ghiaia, della sabbia era in qualche modo già terminato. Adesso riaprirli perché la forma della città di Milano, la cosiddetta Milano città d'acqua, che era città d'acqua fin dai tempi dei Romani, ha bisogno di rivedere il segno della sua memoria, e questo potrebbe consentire, secondo noi, di avviare delle trasformazioni urbanistiche di grande qualità, di grande modernità. Quasi tutte le città al mondo, grandi città del mondo, oggi stanno investendo sull'acqua, riapertura di canali, riapertura di fiumi, e naturalmente non vanno visti come il segno del passato, ma vanno visti come il segno del futuro, cioè di una nuova modernità. Furono chiusi in nome di una modernità, la macchina, l'automobile, adesso possono essere riaperti in nome di una nuova modernità, quella di una città con meno macchine, più ecologica, più naturale, più ambientale. La cerchia dei Navigli è proprio stata, come dire, l'intervento che dopo quegli anni fu realizzato avendo li coperti, cioè si sono coperti per realizzare quella grande strada che oggi potremmo addirittura chiamare quasi un'autostrada al confine del centro storico, una strada dove si può viaggiare di notte a 100 km all'ora. Direi che è immorale quella strada indipendentemente dai Navigli. Problemi del traffico ce ne sono, ce ne saranno, va riorganizzato, va fatto uno studio di ridistribuzione di quel traffico. Teniamo conto che la M4 che si sta realizzando e passa proprio sotto la cerchia dei Navigli, quindi attendibilmente sarà un'infrastruttura che ridurrà il traffico attuale. E poi dobbiamo pensare ai Navigli non oggi, ma dobbiamo pensare ai Navigli riaperti al 2030, 2040, 2050, quando probabilmente le nostre città, tutte le città del mondo avranno meno traffico. A spiegare le ragioni del progetto, l'architetto Giorgio Goggi. Vogliamo costruire il nuovo paesaggio di Milano del futuro. Non vogliamo cercare dei paesaggi ormai perduti, dei paesaggi archeologici, dei paesaggi nostalgici, ma riportare Milano alla sua condizione di città d'acqua, aprire quegli 8 chilometri che mettono in comunicazione i 140 chilometri di Navigli che ci sono in tutta la regione Lombardia, che possono diventare tutto un sistema navigabile, come già buona parte di questo lo è, e quindi disponibile per il turismo, per il tempo libero e per molte altre cose. In più, riaprire i Navigli a Milano significa cambiare il centro della città, far cessare una circonvalazione veloce e inquinante a pochi passi dal Duomo, trasformarla in una zona 30, avere più aree pedonali, più aree verdi, più zone 30, e quindi preparare Milano anche per la competizione che c'è tra le grandi città del mondo, competizione che si gioca soprattutto sulla qualità ambientale. Tante altre città, da Seul a Tokyo, a Madrid, a Parigi, a Londra, eccetera, hanno riaperto i canali proprio per darsi una maggiore qualità ambientale. Bene, Milano lo può fare una grande cosa, perché la quantità di monumenti che c'è lungo i nostri canali, lungo il Naviglio, lungo tutti i canali della regione, è incomparabile con tutte le altre aree del mondo. Una riapertura, quella dei Navigli, che apporterebbe notevoli vantaggi alla città, come sottolineato dall'assessore Lorenzo Lipparini. Il nostro è un investimento per uno sviluppo della città dei prossimi 30 anni, che investe in un nuovo modo di vivere la mobilità, un nuovo modo di vivere la qualità della vita per i cittadini. Un intervento che sostituisce delle grandi strade a scorrimento rapido che vanno dalla periferia fino al centro della città, con un'infrastruttura basata sull'elemento naturale.
naturale dell'acqua, sulla mobilità dolce, delle percorsi ciclopedonali che accompagnano questo intervento dai territori lombardi fino al centro della città, e quindi ripensa totalmente il modo di vivere dei cittadini, con una città più a misura di abitante, dove le emissioni degli inquinanti diminuiscono, dove c'è più qualità e vivibilità a beneficio dei milanesi. La cerchia dei Navigli, così come la conosciamo, non esisterà più come una grande arteria di scorrimento rapido nel centro della città. Esisteranno invece dei tratti di Naviglio riaperto sulla cerchia, in via Molino delle Armi, via Francesco Sforza. Bisognerà trovare delle modalità alternative di spostarsi, ma questo è compatibile proprio con la contemporaneità dell'inaugurazione della metropolitana 4, che è pronta al completamento e che correrà proprio sotto i Navigli sullo stesso tracciato. Un progetto che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini, come spiegato da Armida Sabatini, promotrice del concorso Con Carte. Il concorso è un contributo culturale al dibattito pubblico sui Navigli, per raccogliere emozioni, ricordi e anche immagini del futuro. Infatti il concorso ha come titolo Con Carte ti racconto i miei Navigli, ieri, oggi e domani. È rivolto ai cittadini maggiorenni residenti a Milano. Possono partecipare con 5 categorie: racconto, poesia, articolo giornalistico, fotografia e disegno. La giuria esaminerà le opere ricevute, che vengono raccolte presso la biblioteca Sormani, e poi abbiamo individuato una biblioteca per ogni municipio, quindi 9 municipi hanno come presidio culturale la biblioteca, una biblioteca individuata che raccoglierà le opere dei cittadini che vorranno partecipare. Il concorso prevede poi una premiazione che verrà fatta dal terzo weekend di settembre all'interno di Green City, e i premi sono delle visite guidate a gioielli culturali della nostra città e un sorvolo del tratto dei Navigli con l'elicottero dell'Aeronautica Militare Italiana, che è partnership insieme all'Associazione Reperire Navigli e al Comune di questo concorso.